tempo di andare nel selvaggio West, 19ª gara al Gran Premio degli Stati Uniti. Questa è una novità per la mappa della Formula 1 e segna il ritorno degli Stati Uniti che mancavano dal calendario dal 2007. Il posto è molto interessante. C'è grande musica e ora una nuova pista. Il primo GP degli Stati Uniti fu disputato a Sebring nel 59, ma più recentemente a Indianapolis. Ma diamo un'occhiata alla pista di Austin in Texas, lunghezza 5,5 km. Giri da percorrere 56, distanza totale 309 km. Ogni pista in cui andiamo guidiamo in un territorio sconosciuto, ma sono sicuro che a Austin ci divertiremo. È un'altra pista disegnata da Tilke che prende il meglio di Silverstone, Istanbul e Hockenheim. È piena di sezioni veloci e curve molto tecniche. Il punto migliore è la prima curva, che è davvero speciale, una salita sulla collina prima di un tornante cieco. Non vedo l'ora di essere tutti lì. C'è il sole 300 giorni all'anno ad Austin e non mi aspetto nulla di diverso. Le gomme per questo weekend sono medie e hard. La cosa migliore del Texas? Ve lo dirò l'anno prossimo, dopo che l'avrò visitato. Tenetevi pronti per il Gran Premio degli Stati Uniti. Ormai ci siamo! A due gare dalla fine, solo 10 punti dividono i due pretendenti al titolo di campione del mondo della Formula 1 2012. Sebastian Vettel e Fernando Alonso si giocheranno le loro carte sulla nuovissima pista di Austin, una vera incognita per tutti, e poi si andrà in Brasile per il gran finale. In realtà a Vettel potrebbe bastare anche solo la prima di queste due gare per dare il colpo di grazia ad Alonso e vincere matematicamente il titolo. Ma per farlo dovrebbe guadagnare altri 15 punti nei confronti del ferrarista, un'impresa non certo facile. Dal canto suo lo spagnolo sa che Austin non può permettersi di perdere punti nei confronti del tedesco, anche se poi in Brasile un'eventuale defiance di Vettel potrebbe comunque garantirgli il titolo. Il fattore decisivo, ovviamente, sarà in primis l'arrivare al traguardo. Eventuali problemi con l'affidabilità del mezzo o un malaugurato incidente potrebbero infatti far pendere la bilancia da una parte o dall'altra. Una bilancia che, ad essere realisti, al momento sembra pendere dalla parte della Red Bull, e non solo per i 10 punti di vantaggio di Vettel. La dimostrazione di superiorità data dal tedeschino ad Abu Dhabi, dove è finito sul podio dietro ad Alonso dopo essere partito ultimo, d'altronde, la dice lunga. Alla Ferrari le hanno provate tutte e qualche miglioramento sulla vettura c'è stato, ma la monoposto austriaca sembra ancora superiore. È solo la sbadataggine del team che ha lasciato Vettel quasi senza benzina nelle prove, costringendo i commissari a sanzionarlo con l'ultimo posto in griglia, ha permesso ad Alonso di recuperare 3 punti iridati sul suo rivale. Ora sembra che l'ultima carta rimasta in mano ai tecnici del cavallino sia un nuovo diffusore e una nuova ala posteriore che dovrebbero debuttare nella gara texana. L'idea sarebbe tentare di migliorare la funzionalità del DRS per aumentare il più possibile la velocità sul rettifilo, senza però rinunciare al carico aerodinamico necessario in curve. Un escamotage per avvicinare i rivali in prova ed essere facilitati nei sorpassi in gara. La Red Bull, dal canto suo, può vantare una monoposto che ormai da qualche mese sembra quasi perfetta su ogni pista e che, se non proprio imbattibile, vanta quantomeno un equilibrio davvero invidiabile in ogni condizione. Il genio Adrian Newey è riuscito nell'impresa, facendo fare alla vettura austriaca un netto salto di qualità dopo la pausa estiva e, con soluzioni sempre al limite del regolamento, ha messo davvero le ali a Vettel, tirandogli la volata per il mondiale. La superiorità della Red Bull è testimoniata anche dalla classifica costruttori, dove nella prossima gara le basteranno 4 punti per portarsi a casa l'ennesimo titolo della sua breve storia, un titolo che arriverà anche grazie all'apporto di Mark Webber. È proprio lui ad analizzare la situazione del team, tracciando un bilancio sulla stagione prima della gara di Austin e parlando del difficile rapporto con Sebastian Vettel. È stata una stagione incredibile se si guarda a quello che è successo al nostro team e soprattutto al periodo in cui non eravamo molto competitivi e abbiamo avuto momenti molto difficili come a Silverstone.
e poi venivamo da stagioni di grandi successi, per cui tutti si erano abituati a vederci andare molto forte, soprattutto come team. E la macchina invece non andava come voleva Adrian, e per lui ci furono momenti difficili. Anche se devo dire che a volte è anche bello vederlo in difficoltà, perché lui è un vero genio, e quindi vuoi anche vederlo testare i suoi limiti, cosa che ha fatto a fondo quest'anno. Comunque, grazie alle sue grandi qualità, siamo ritornati alla grande, andando molto forte e facendo tanti punti quest'anno. L'affidabilità poi è stata eccezionale, anche se il campionato è ancora in bilico. E la cosa più importante per noi è, toccando ferro, portare a casa i punti che servono. Austin sembra davvero molto bella, ci sono molti cambi di pendenza ed è molto veloce. Ho provato la pista diverse volte al simulatore per capire come era. E devo dire che ci sono diverse curve cieche che, viste dalla prospettiva dell'abitacolo, sono davvero difficili da interpretare. Credo sia una buona pista per noi, dove andremo forte. Ovviamente bisognerà capire come funzionano le gomme lì, ma sembra una pista molto veloce e fluida, quindi sarà eccitante per noi piloti guidare una Formula 1 lì. E poi è una novità, quindi non vedi l'ora di andare lì e guidare la vettura, perché le novità sono sempre una cosa buona. Non correvamo in Nord America da molto tempo e questo mancava al nostro calendario della Formula 1, perché abbiamo bisogno di correre lì e da quelle parti molti amano la F1. Credo che sia una situazione nuova. 10 punti di vantaggio non sono moltissimi, ma possono bastare per ottenere il titolo e incoronare Seb campione. Comunque la pressione sicuramente sarà alta su entrambi i piloti, anche se ci sono già passati tutti e due. Ma credo che Sebastian sia nella posizione, non forse per vincere il titolo direttamente a Austin, ma per fare un buon risultato e rendere molto difficile la vita a Fernando. Io e lui abbiamo parlato molto nelle ultime due o tre gare. Parlato di come affrontare queste corse in modo da riuscire a ottenere il miglior risultato possibile per il team. E tra di noi abbiamo sistemato le cose nel modo migliore possibile. Ci sono stati alti e bassi, grandi momenti e brutti momenti. Ma credo che ultimamente Sebastian si stia comportando nel modo migliore. Insomma, Webber è stato chiaro. In questo finale di campionato si comporterà da bravo scudiero, aiutando per quanto possibile Vettel a vincere il campionato. Per Alonso, un avversario in più da battere per arrivare a quel titolo con la Ferrari che gli sfuggì 2 anni fa all'ultima gara. Comunque vada, sarà un finale tutto da vedere.